Siamo tornati qua, insomma, al Casale Elettrico, allo spazio video di TV e come ospiti, cioè, stasera sono lo Stocasto, che è un gruppo che se adesso si presenterà, ce l'ha detto bene, vedi voi. E il microfono, ricorda che da parlare, parlate col microfono. Siamo qui. Vai! Siamo qui riuniti. Che cosa volevamo? Ah, stavo dicendo. Parlavamo prima della canzone. La canzone che sta ispirata da fatti storici tuttora attuali. E niente. Che era Kurdistan. Che era Kurdistan, canzone Kurdistan. Niente, uno si chiederà perché usiamo le maschere a sto punto, non ci vogliamo far vedere, non ci vogliamo far riconoscere. Perché noi siamo troppo belli e quindi non vogliamo che il nostro successo sia dovuto alla nostra bellezza. Esatto. E quindi ci mascheriamo per evitare che uno ci possa comprare di sé. Da quel poco che riesco a vedere contando che lui è più brutto, quindi figuriamoci, cioè lui comunque, guardate che uomo, non è. Non c'ha la maschera, e poi oggi a parte diciamo la bellezza che è relativa, l'ironia. Vabbè, però il discorso, qual è? Allora, il filosofo Levinas diceva che il viso è il paesaggio dell'anima. Allora, questo esibizionismo di mostrare l'anima a tutti, ma insomma, cioè, anche no? Nel senso, uno l'anima la mostra, no? Magari a persone a cui tiene particolarmente, non c'è bisogno di svelare il paesaggio dell'anima a tutti, Poi Roma, cioè, l'ho pensato oggi sta cosa, però grande, in bagno. Roma poi, cioè, nel senso, ce lo diceva pure Gigi Proietti, insomma, che era uno molto de panza, insomma, che cioè, se poi trascende in modo proprio diretto pure con l'anima, no? Dice l'anima, esatto. L'anima di me, infatti, capito? Presente, l'importante è non farsi piante sul culo, insomma, quella cosa, il succo, no? Quindi non vogliamo piacere con nessuno, noi facciamo le cose che ci piacciono e niente, questo è, insomma. E che, certo, ma cerchiamo di non essere ammiccanti, insomma, questa è la cosa, tutti ammiccano, no? Anche perché poi noi siamo ormai ridotti a emoticon, cioè noi avevamo una faccia, però adesso la nostra faccia si è trasformata in un emoticon, perché tutti quanti i sentimenti, le emozioni, ormai niente, non c'è stato più, non sentivo più niente. Sono ridotte a un'icona, un simbolo, a un emoticon, una cosa scritta sul telefono, quindi anche noi siamo diventati delle emoticon. A parte lui però sempre. L'autenticità che poi sta, però diciamolo che sta, diciamo, al di là dell'Adriatico. Quindi lui viene dalla Serbia, quindi. La Jugoslavia, diciamo, si può dire Jugoslavia ancora? Lo possiamo dire? Beh, sì. Vule. Collegamento, diciamo, ex Jugoslavia, dai. Che volete? Soldi. Lui è un lupo serbo, è un po' chiuso in se stesso e paesi comuni. Però, senza, perché questo è importante, abbiamo parlato del Kurdistan, cioè nel senso che so, cioè, lupi grigi in centro no, c'è niente, con lupi grigi non fraintendiamo. Quella è gentaccia. Le parole sono fraintendibili, no, comunque no. Questa, lui è una nostra, insomma, se voi avete visto anche altri video del gruppo di Vola Grande Monnezza, c'è una grande, diciamo, interpretazione, una grande performance. Ecco, diciamo, questo, cioè, nel senso, è interessante perché già in playlist di Elettri TV, quindi oggi hanno cantato una loro canzone che è quella, insomma, è dedicata alla situazione del Kurdistan, dove lì tanta gente non c'ha più identità, non c'ha più volto, anche tanti bambini, purtroppo, quindi questa è una cosa che profondamente si connette con quella realtà e che quindi Elettri TV ha messo in playlist insieme all'altra canzone dove il tuo nome com'è? Vule. Vule. Per gli amici. Vule, vediamo, è in copertina, cioè sempre in una canzone che spiegavelo, insomma. Sì, che quella canzone si chiama Monnezza, no? Si chiama La Grande Monnezza e quella canzone Vule. Io sono la personificazione. La personificazione è la nostra signora della Monnezza, la Madonna del Pattume, che Vule interpreta magistralmente. Canta pure, infatti, non si sente nel video, ma canta. E sì, è una canzone che abbiamo fatto quanto tempo fa? Ormai è un anno, abbiamo girato la Cecchignola in una discarica abusiva. E quindi, insomma, è stata un'esperienza importante, nel senso, ci siamo trovati in mezzo ai rifiuti a suonare, a girare, minacciati da un misterioso drone che ci sorvegliava. Non si sa, drone, sì. Ma una certa è arrivato un drone che è planato sopra di noi, ma militare?
No, perché c'è, voglio dire, c'è un'assurdità pure di questo che sarebbe da denunciare, cioè, perché voglio dire, no, era un drone, era un curiosone, in un modo minaccioso si avvicinava, si allontanava, c'è anche un, diciamo, una follia, se penso, sì, anche proprio che incarna proprio il sistema precostituito. Se pensa ai elicotteri che hanno mandato sopra i palazzi di Palermo in quarantena a primavera, quando c'era gente a fare barbecue, è una cosa, voglio dire, criminale, perché voglio dire, un ragazzino che sta là sopra senza parapetti, capito, che l'elicottero si spaventa, cascate sotto. Quindi ho pensato, invece però la monnezza non ci vanno, quindi, i militari a vedere. Non si sa chi erano, onestamente non lo sappiamo. Sta davanti, questa discreta sta davanti a degli studi di ricerca biologica, a Cerchignola, davanti a degli studi comunque prestigiosi di ricerca biologica a Montalcini. Attualmente pare che l'abbiano un po' ripulito, non so se grazie al nostro video, non credo, però comunque attualmente. E c'era pure dei rifiuti pericolosi, tossici. No, c'era monnezza normale, poi vabbè, c'era anche un po' di prostituzione, la sera, cioè era un luogo un po' degradato. Sì, anche se davanti a uno studio di ricerche o un centro di ricerche all'istituto a Ebri. Quindi lanciamo anche un appello per alle istituzioni, cioè, voglio dire, magari c'è qualche ufficiale che non fa niente di questi qua da finanza, di cose che fanno niente, lo dico io, mi piglio la responsabilità di quello che dico, che potrebbe andare a pulire pomeriggio da pare che l'abbiano fatto parzialmente, non del tutto, però insomma è stata una situazione un po' rientrata, però comunque noi non ci interessava tanto da quel punto di vista, più che altro per fatto simbolico, nel senso che viviamo immersi nella monnezza, quindi cioè, a livello che anche più ampio, no? di messaggi, di cose che passano, che insomma sono abbastanza non riciclabili. Questa è una grande riflessione, perché insomma non tocca proprio la sostanza proprio che comunque pure credo che sia problematico, che è proprio conseguente al capitalismo neoliberista, che produce tutta questa monnezza fisica, esatto. Ma anche mentale, in tutti i sensi, no? Per noi la monnezza è una specie di metafora, insomma, la metafora trasversale che attraversa un po' tutto, no? Infatti il video è un po' trash, non a caso? Sì, è carpenteriano, di canto prende ispirazione un po', cioè, ovviamente alla larga, però ci piace molto una certa poetica horror, anche se abbiamo creato di fare un po' le cose un po' più splatter possibili con i nostri è comico, vero? Il comico e l'horror, cioè mischiare un po' i generi, grottesco, diciamo. No, poi c'è questo elemento, anche un altro video interessante, secondo me, sul distanziamento sociale, distanza, se vi interessa, sul distanziamento sociale, non so se l'hai visto. Perché è un video che è passato un po' sotto silenzio, perché secondo me è meglio. Quindi abbiamo detto Kurdistan e poi dopo parleremo, cioè poi la monnezza l'abbiamo detto adesso invece... Poi abbiamo insieme di cose, per esempio distance è una cosa sul distanziamento sociale, un video, secondo me, quindi è proprio adesso. Era giugno, nell'epoca del coronavirus. Subito dopo la fine del lockdown. E l'abbiamo girato al parco di Centocelle, che è un parco in realtà che è dei militari, insomma, degli abusivi, per cui è un parco che in realtà non, illegalmente non ci potresti entrare. Noi abbiamo girato questo video l'aeroporto. Esatto, l'aeroporto di Centocelle, bravo, via dell'aeroporto. Che è una conseguenza proprio quella del regime, dell'ex regime. Sì, diciamo che storicamente non si riesce a espropriarlo, a portarlo, a farlo diventare un comune, questo è un problema. E questo c'è, voglio dire, e quindi anche... la quarantena avete utilizzato. Abbiamo utilizzato questa cosa qui per dire, vabbè, ma serve per spazio, dobbiamo stare via a distanza, ma perché non lo rendete fruibile da tutti? Grandiosi, bello dire, un applauso profondo, perché cioè, ce ne vuole proprio di questo, dovrebbe essere proprio la priorità dell'agenda politica. Poi eviterebbe pure malattie. In un'area densamente popolata come quella del quinto municipio, tra Tuscolano e Centocelle, comunque spazi verdi non ce ne sono, c'è giusto un parco che è pieno di sfasci, come la maggior parte di quelli illegali, sopra ville romane, tra l'altro, sopra piscine romane. Come si chiama? Aiutatemi. Il parco archeologico, no? Sì, il parco archeologico, quello lì, e dall'altra, noi siamo andati dall'altra parte, quella dalla parte del Tuscolano, siamo entrati là,
o forse non ci siamo entrati, tu chi lo sa, non si sa, non si sa, siamo stocasti, aleatori, siamo un po' aleatori. Vabbè, per appunto, non eravamo noi, anche per farne una fare, però lui non è venuto, eh? No, non è venuto, anche per parlare di questa cosa, che comunque c'è in un'area, sono obbligato a venire. No, certo, ma certo che sei obbligato, no, ma eri qua dentro, il nostro cuore. Però in quest'area qua, comunque in un'area densamente popolata come il quinto municipio, non è possibile che non ci siano spazi verdi. Lo spazio verde del genere sia pieno di rifiuti tossici, pieno di metalli pesanti, e quindi quindi c'è, nel senso, state dicendo che dentro l'ex aeroporto della Cecchignola sono contenuti, no, che Cecchignola, cento celle, c'è, diciamo, ci sono anche dei rifiuti tossici, beh, ci sono metalli, ma militari oppure c'è? No, non sono, no, perché tutti gli sfasci, tutti i rossi, dei sfascia carrozze, sì, quelli che stanno lungo Padovia. Vabbè, è un posto che, insomma, vedi, il centro sociale Sparta da anni che sta cercando diciamo quelle lotte che serve, che insomma, sì. Però insomma è una questione complicata, noi ci abbiamo voluto mettere il nostro, insomma, il nostro piccolo. No, è tanto, cioè, nel senso, non è il nostro piccolo, è tanto, perché voglio dire, nel senso, è tanto proprio, cioè, chi quotidianamente mette qualcosa della propria vita per cercare di migliorare una cosa, è tantissimo, per cui, cioè... Però non siamo buoni, se no passa il messaggio che siamo buoni. No, cioè, noi non siamo buoni. Qui su questi temi uno si può anche incazzare di brutto. Esatto. Quindi, cioè, voglio dire, nel senso, ecco, noi siamo a 9,99 euro su Amazon, vero? Ci possono comprare. A voi. No, senza fare pubblicità, però, quelli sai che quell'idea, no, perché quell'idea sta a parlare dei 100 celle. Qui, voglio dire, tra Fiano, se sono meno Amazon più Amazon. Hanno sfondato, hanno sfondato il sito archeologico, quelli di Amazon. Sì, hai capito? E quindi non bisogna comprare niente su Amazon mai. No, però, cioè, voglio dire, nel senso, magari, cioè, io ti dico che adesso che abbiamo aperto, cioè, abbiamo fatto, e no, bisogna, cioè, dire che cioè, le società, magari, voglio dire, anche multinazionali che vengono, in questo caso americana, no, perché americani, cioè, gente pure brava, però in questo caso non è che possono fare i padroni a casa, cioè, degli altri, per esempio a Traversa del Grillo ci sono tante aree industriali vuote, potevano utilizzare questa invece di fare, capito? Poi vabbè, comunque, insomma, questo è sempre un problema politico del capitalismo, poi, alla fine. Sì, tanto gira e gira. Volevo dire qualcosa? Vai, dai, racconta. Dici qualcosa? Il gruppo è di tutti, noi, questo è un altro delle caratteristiche di questo gruppo, che ci chiamiamo Stocasto, perché dico, dai, come ti chiami Stocasto? Ecco, raccontateci un po'. È un discorso di non identità, in modo di includere più identità possibili, cioè più farle entrare dentro un progetto, per dire, progetto è brutto, però comunque chi vuole partecipare, chi vuole unirsi, noi siamo, siamo comunque mascherati, siamo in tre perché manca il batterista, che purtroppo solitamente siamo, siamo in tre, basso, batteria e chitarra, e lui è una special guest. Sì, lui è una special guest, che però io vorrei che entrasse in gruppo, ma non posa la tira, quindi insomma noi lo corteggiamo da anni, però così la superstar non è che la puoi tenere così, insomma, noi preghiamo, imploriamo, è lui che ci sta rovinando più che altro. Così ma la maglionchi della magliana. E quindi che fa arte di strada, poi, no? Lui fa arte di strada, suona per strada. Oh, ti devo rappresentare? Devo parlare per te? Dici, raccontaci un po', insomma, come diciamo, si è connessa con lui. È l'unico che ci sta a mettere la faccia, quindi lo capisco che è un po'... perché noi non ce la stavamo a mettere la faccia, poi, però... Ma... cioè che... come diciamo, come vi siete incontrati? Come... come no? No, era una battuta. Cioè, com'era la domanda? La domanda era... dentro di... No, sì. Era una battuta. Ah. No, vabbè, cioè, io non lo prendo, però... La domanda era, più che altro, come... cosa vuoi raccontare di te? Cioè... E della tua arte? No, come magari vi siete incontrati, cioè, che ne so.
Come vuoi, Ma io e lui una sera in un gay bar. Sì. Outing così, però... Io sono entrato per sbaglio, lui non lo so, lo deve dire lui. Siamo per sbaglio, si dice sì, tutti per sbaglio. Così, Dio. Ognuno c'è, voglio dire, nel senso, a prescindere, senza condannare orientamenti sessuali. Però c'è... Ci conosciamo da, non so, una 7, 8, 10. 10, famo 10, numero perfetto, 10 suona bene. No, sono troppi, però sono tipo 7-8 forse. Famo 10, no. Vabbè, 7-8 non si ricorda nessuno, 10 lo ricordo. Io mi ricordo. vabbè. Ah, in questo nel decennio. Comunque lui all'epoca faceva. Faceva la musica forse più seriamente. E quindi ci siamo conosciuti. Quindi, ma perché sei in Italia, cioè nel senso in questo periodo o del più tempo? Non ho capito. Da quanto tempo sei? Da quanto tempo è che sono? In Italia, a Roma, insomma. 21 anni. Infatti parli benissimo italiano, cioè, complimenti. Cioè, grazie. Oltre ad essere un bravissimo musicista. E quindi sei arrivato in Italia. Cioè, sì. Pensavo un po', quando sono andato prima, sentivo le melodie di Bregovic. In Italia ci ha lasciato, che penso che è un tuo... Guarda, infatti, quando Lorenzo mi ha chiamato qualche giorno fa, non so, dice... Anche non devo dire i nomi, chi è? No, vabbè, no, però... Che ne so? Vabbè, magari italiano, tanti ce ne stanno, Lorenzo ce ne stanno. Italia, vabbè, lui poi Italia, che ne so. Quindi non devo dire nomi? Solo, cioè, neanche lui che non ricordo. Non c'è il nome mio, io non so. Okay. Io Elettri TV è un tuo spazio. Vabbè, cioè, tu sei Punisher. Tu sei The Punisher. Chiamalo Tizio, Caio. Vabbè, comunque. quindi Lorenzo. Sono dei passaggi. Che cazzo? No, lui, mi diceva, sì, che sto cazzo. Dice, vuoi andare in questa situazione? E dico sì, ok, perché il batterista bla 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 non poteva, quindi suona. Che salutiamo stasera, se si può dire come sei, chi è, l'anonimo batterista. Quindi mi dice, guarda, dobbiamo suonare questo pezzo, mandamelo, quando l'ho sentito ho detto scusate, ma se che merda che hai detto, no? Se, no. Sì. No, ho detto diarrea. Ah, ok. Ma perché non aggiungere uno strumento che un po', insomma, racconta questo Kurdistan? E quindi, ecco, ci riagganciamo nel Kurdistan. Questo. Ecco, bello questo, ecco. Racconta... Che strumento è? Fallo vedere. Che strumento è? Tutti sanno che strumento è questo, ecco, no? Si chiama... Questo è il saz. Che è un cordofono. Un liuto. Non so che altro. Che ti posso dire? Artigianale. È il papà di. No, qui c'è il marchio fuoco di un negozio di Istanbul. Ah, quindi è proprio, cioè, nel senso. Questo sì. Cioè, pure del 75, novembre c'è dentro. Io lo vedo, secondo me lo vedo così artigianale. Però, cioè, potrebbe. E comunque c'entra molto col Kurdistan, perché mo è aperta una cosa, cioè nel senso. Io questo strumento. È aperta la Turchia, cioè Vorasci, allora, la repressione dei curdi, ho capito. Prima stava di Ocalan, cioè, che noi gli avevamo dato pure. Questo strumento. Noi, io in Italia, l'ho conosciuto. Gli avevamo dato asilo. Sì, vai. Da piccolo, perché comunque i turchi. Hanno lasciato qualche cosa oltre ai dolci e le teste tagliate, hanno lasciato anche qualche cosa. Beh, no, ma il popolo kurdo, cioè nel senso, no, è un grande popolo. Sto parlando del Medioevo, quando sono stati per 500 anni ad occupare la Serbia. Dell'impero ottomano. L'impero ottomano, non è il Medioevo, cioè il Medioevo è la fine del Medioevo. È tardo, cioè proprio nel senso cioè dicono proprio che praticamente la fine del Medioevo può combaciare proprio con il crollo dell'impero
romano dell'Occidente, quello bizantino.